facevo una media di 300 voli l'anno, e per non parlare di tutti i chilometri che hanno fatto questi strumenti meravigliosi. Quindi noi guardare ma non toccare, come al museo, si possono guardare, si possono fotografare ma non si possono toccare, perché veramente sono dei pezzi preziosissimi. Dopo il tango ci vuole il valzer lento, perché noi non possiamo ballare, ma io, a me piace, come dire, strutturare la serata anche come se si dovesse ballare, perché alla fine l'essenza delle serate è il ballo. Io immagino la vostra sofferenza nello stare lì seduti e non poter ballare. Portiamo pazienza, ci godiamo la musica questa sera e adesso ascoltiamo un valzer lento. Questo valzer lento non è di Pierre. Ciò nonostante, lui riusciva ad essere protagonista ancora una volta. E quindi abbiamo un'altra piccola testimonianza di un valzer lento famoso che si intitola Eternamente. Non vi dico altro. Cominciamo con il primo ospite. Vi devo prendere qualche appunto perché qua stiamo parlando di storia, ragazzi. Allora, come chiaramente Pierre Flamini, che è nato nel 1937, giusto Lella, mi confermi, 1937, dal 53 al 58 frequenta il liceo musicale di Forlì e pur svolgendo un'altra attività durante il giorno, si diploma nel 1961 in clarinetto, armonia, solfeggio e composizione al Conservatorio Rossini di Pesaro. Tra le prime orchestre in cui entra c'è l'orchestra del maestro Silvano Prati, che tutti conoscerete e ricorderete sicuramente, per poi passare, parliamo delle esperienze più grandi, più importanti, passare a fondare un complesso tutto suo insieme ad Edgardo Gelli, che poi entrò con l'orchestra Casadei,
cantante dell'orchestra Casadei, e con un altro personaggio che è Ado Raldi. Con loro tre formarono questo gruppo che si chiamava I Mattatori. Signori e signori, abbiamo qua questa sera Ado Raldi. Grazie soprattutto alla Lella per questo onore e per l'invito, e alla sua grande, favolosa famiglia. Tengo presente che voglio ringraziare anche il maestro chitarrista qui, Claudio Novelli, perché io dovevo eseguire il brano che poi vi farà ascoltare lui, però dopo 2 anni che non lavoro, purtroppo, l'emozione in questo caso fa un gioco un po', che è. Allora ho preferito non rovinare il brano di Giuseppe, quindi lo farò un'altra volta. Grazie maestro. Ti tieni pronto per il prossimo anno? Sì. Allora, adesso poi comincerò adesso a suonare. Poi si può studiare, tutte le sere, un pochino la sera, tra si studia. E via. Infatti Ado, che è il tuo nome d'arte, perché il tuo nome è Adolfo, giusto? Però tutti ti conoscono come Ado Raldi. Lui è venuto, ha fatto le prove, ha suonato la chitarra, ma l'emozione è stata talmente tanta che non ha avuto la forza di continuare, perché Pierre, oltre a un collega, è stato un amico. Ed è stato un amico, un grande amico, Ado Raldi è un grande amico di famiglia, infatti è qua con noi in prima fila per rendere onore e testimoniare questa grandissima amicizia, ancora prima. Con la Lella, non era ancora sposata, quindi la Lella aveva 16 anni, giù di lì, non dico di più perché no, eventualmente. Ecco. E con, mi ricordo benissimo un aneddoto, sì, che è quello del famoso... La chitarra, logicamente, questa qui, che è successo così, a Alfonsine di Ravenna, io stavo suonando guitar boogie, a un certo momento mi sento prendere sotto, da di dietro, e Giuseppe, con l'insasse e tutto, mi sollevò. Ti ha inforcato. E allora ho detto, beh, prendiamola così, istantaneamente, ha preso sulla chitarra, abbiamo fatto questo macello. Ecco. Uno dei macelli. Grandissimo. Che fra l'altro con Giuseppe suonavamo anche la chitarra in due, proprio in questo brano, in guitar boogie. Lui suonava la chitarra? Sì, anche la chitarra. Pensa, ecco, suonava anche la chitarra, questo me l'ero perso. È una sorpresa continua, ragazzi. Sì. Pier Flamini era veramente una sorpresa continua. Era un istintivo. Sì, sì, sì. Lui quando partiva e non si sapeva quello che usciva. Non si sapeva, però alla fine riuscivamo certo. Allora, vuoi stare con noi qua sul palco mentre sentiamo questo brano di chitarra? Certo. È un brano di chitarra che Pier Flamini ha scritto, e qua mi ricollego a quello che diceva prima, scriveva anche brani per chitarra, e non è da tutti. Adesso abbiamo capito perché suonava anche la chitarra. A questa sera interpretarcelo è il maestro Claudio Novelli. Un applauso per il maestro Claudio Novelli, che lui dice... Nella sua straordinaria umiltà sempre dice: faccio quello che posso, ma quello che puoi tu è una roba. Sogno di chitarra.
Claudio Novelli, un grande chitarrista. Questa volta lo suoniamo insieme, così ci facciamo coraggio a vicenda, ma vedo che il coraggio non ti manca. Tengo presente che cos'è, una settimana che neanche. Da lunedì. Ecco. Da lunedì a giovedì. Perché quando mi sono ritirato ho detto, beh, il brano non si farà, e invece la Lella logicamente ha detto, adesso proviamo con logicamente il presentatore di farlo fare al chitarrista. Ma ci hanno preso giusto. L'abbiamo indovinato. Guarda che valletta d'onore che abbiamo portato per porgere questo. Sei eccezionale. Grazie. La targa ricordo per Aldo Raldi, in ricordo di questa prima edizione. Grazie. Un applauso ad Aldo Raldi. Giustamente un saluto al maestro. No, dillo per microfono, così. Lui è stato bravissimo, ma veramente bravo. Però, lui ha fatto un po' la prima donna. Perché io l'ho sentito suonare su montagna tutti i giorni, la faceva benissimo, sono sicura. Quindi la prossima volta deve lavorare. Suoniamo insieme. Non scappi la prossima volta. Eh? La prossima volta non scappa, stavolta ci è scappato, ma la prossima volta... La prossima volta no. Grazie. Ti aspettiamo qua. Grazie. Aldo Raldi, un applauso per Aldo Raldi. Il buon Aldo Raldi, che adesso ci ha salutato, però è rimasto protagonista. Il prossimo brano che facciamo è un brano che è stato inciso da Aldo Raldi e da Pier Flaminio quando ancora erano l'orchestra dei Mattatori. Brano che poi è stato, come dire, mutuato, è stato inserito all'interno del repertorio dell'orchestra Castellina Pasi, ma che originariamente veniva da là. E questo brano porta il titolo di Melina. Se qualcuno ha avuto occasione di, come dire, vedere qualche video, qualche filmato di Pier Flaminio nei tempi più recenti, noterà che Melina lui la suonava sempre. Credo sia stato uno dei primi brani che lui ha scritto, ma l'ha portato dentro fino alla fine, fino agli ultimi giorni. Probabilmente era un brano cui era molto affezionato. Per gli appassionati dell'orchestra Castellina Pasi, probabilmente il titolo Melina dice poco e niente, perché non lo ritrova all'interno dei dischi. In realtà nei dischi c'è, e porta il titolo di Sofisticata. Quindi questa sera, a farci sentire Melina / Sofisticata, svegliamo, abbiamo Marco Micheletti, Samuele Bazzella e tutti i ragazzi. Melina! Vai! Thank you.
Marco, Samuele, tutti quanti. Che grinta! Adesso dovete perdonarmi, ma voi vedete che lì c'è un nome importante sullo schermo. Questo è un errore mio, perché nell'emozione ho dimenticato di chiamare la colonna che inviterei sul palco adesso, tri tri tri. Ah, giustamente lui si prende la sua arma di combattimento e chiamo sul palco, come stavo dicendo appunto, la colonna, una delle colonne dell'orchestra Castellina Pasi. Prima ancora, quindi, di collega di Pierre, posso dire un grande amico. È con piacere che io invito sul palco, si vede già, il grandissimo Mario Benedetti. Vai con lo stacchetto! Mario, che figura! Come la figura? C'è stato un piccolo che però è enigmatico il ragazzo, capito? È un po' enigmatico. Come che bello? No, perché oggi. No, noi siamo bellissimi, Però. No, però in realtà il grande Mario Benedetti doveva suonare anche Melina, soltanto che nella concitazione mi sono un po' dimenticato. Ho fatto un po' come Adamo, come devo dire, lì. Mi ha mangiato la mela, chi si è mangiato la mela? No. Tieni qua, ci mettiamo un po' le mani impegnate il nostro Mario, però prima di farlo suonare io qualche aneddoto voglio dire, te lo devo chiedere, certo. Avete fatto una vita insieme, certo, con, certo. Pier. Sì. E voglio dire, come dicevo prima, correggimi se sbaglio, sì. Prima ancora di colleghi eravate grandi amici. Amici, amicizia, certo. Che poi è durata. Ma fino ancora, certo. Fondamentalmente. Adesso purtroppo lui non c'è più, ma con la famiglia, chiaramente con la famiglia. Chiaro. Ogni tanto ci vediamo con la Lella, ecco, quindi certo. Chiaramente non si possono dimenticare vent'anni così. Chiaro. Perché ecco, sono stati vent'anni, sì. Che voi avete passato insieme. Esatto, esatto. Tu quando sei arrivato in orchestra, Pier c'era già. Io sono arrivato in settembre, lui era da febbraio. Quindi, cioè 6-7 mesi dopo. Perché tu sei stato l'ultimo ad arrivare, che ha chiuso, l'ultimo tassello del mosaico. L'ultimo tassello del mosaico di un'opera d'arte, posso dire, okay. quel mosaico era un'opera d'arte. Era un'opera d'arte, davvero. Che ancora adesso credo sia rimasta insuperata e insuperabile, perché loro erano unici, voi eravate unici. Questo lo diranno i posteri, nel senso chi ascolta ancora questa musica qui, chi potrà verificare e fare eventualmente, non voglio dire paragoni, ma indubbiamente l'ascoltare la musica di Castellina e di Flamini, cioè dell'orchestra Castellina Pasi, specialmente per i ballerini, diciamo così, perché noi non eravamo un'orchestra spettacolo, ma eravamo un'orchestra da ballo. Castellina Pasi è sempre stata un'orchestra che ha fatto ballare, ha fatto divertire la gente, ci finiva la serata e vedevi ancora la sala piena, dice, avete smesso, ma come? Già. Cominciamo a divertirmi. Grandissimo. È così, e quindi questa è stata una grande orchestra in quel campo, proprio non dello spettacolo, certo. Ma comunque noi facciamo. C'era anche uno spettacolo, esatto, l'uno e l'altro. All'interno, come hai visto, Don Camillo c'era, però c'era un buon gran valzer dietro, certo. Perché la gente ballava, certo. Non è che stava a sedere e guardava soltanto, certo. No, ballava anche il certo. Ma come facevate, io mi chiedo, voi a stare seri? A parte che non eravate seri, però voglio dire, a mantenere la concentrazione quando durante queste scenette che, cioè, secondo me facevano ridere tantissimo. Certo, ma non rimanevamo seri. No, certo, però dico concentrati, ecco. E se tu hai notato, lì c'erano pernacchie, c'era un po' di tutto, e quindi voglio dire, c'era un po' di gogliardia, chiaramente, certo. Ma l'orchestra Castellina era anche questo. Certo. Cioè, noi sul palco non eravamo mai fermi, chiaramente. Trascinati anche da Giuseppe, dobbiamo dire. Lui era un trascinatore, esatto, in questo senso. Saltando lui, cosa faceva? Ti veniva da suonare anche a te. Certo. Poi ho consumato due o tre paia di scarpe. Pensi,
Pensa che sicuramente questo aneddoto lo sai anche tu, però mi raccontava la Lella che Pier aveva tutto un trattamento che faceva alla suola delle scarpe per ammorbidirla, per consentirgli di fare quei salti, quel movimento che io ho provato di farlo, non ci riesco, io non so come facesse. Però quando saltava... Sa cos'è il problema? Che dalle volte si dimenticava di oliare e sentiva cring, cring, cring. Che meraviglia! Perché poteva essere che nelle giornate di pioggia, chiaro, no? Ah, metteva le scarpe nell'acqua, ecco, questo vedi, ho imparato, si impara tutto nella vita. Cosa l'ho detto prima, ancora una sorpresa. Allora succedeva che si sentiva, plop, 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 di qua, che meraviglia, io starei le ore a ascoltare questi aneddoti, però mi rendo conto che vogliamo... Ce n'è uno che questo forse merita di essere raccontato. Eravamo alla rotonda di Garlasco, è un locale bello, provincia di Pavia, Garlasco ve lo ricordate tutti, anche per... Sì, sì. E allora si comincia a suonare e la polca, la prima polca, la cavallina, alla fine, nel finale, il palco purtroppo era buio sul palco e il palco era basso, cioè era poco alto. Alla fine della cavallina tiri l'altro clarino e quando senti in giù eri in tre pezzi, tre, non uno, tre! Perché ecco, bisogna sfatare questa cosa che dicono che il clarinetto è caduto. No, il clarinetto non è mai caduto. Dirò la verità. Al massimo si è incastrato sopra. Non so se pianse dalla contentezza forse non o dal dispiacere. Forse perché non era proprio contento. Sì, no. Però insomma, dopo riuscì, mi ricordo, che riuscì a sistemarlo. E dopo alcune sere funzionava come prima, anche meglio. Anche meglio, alla fine è stato meglio. Non c'era problema. Cosa dici, facciamo la suonatina? Certo. Allora, ti lascio andare in postazione. Prego. Ti lascio andare in postazione così intanto chiamo sul palco l'altro ospite che dovrà suonare insieme a te questo brano. Facciamo lo stacchetto per accogliere Roberto Bertolini. Ah, perché scusate, giustamente facciamo il cambio di strumento, ma lo stacchetto facciamo senza basso. Roberto Bertolini. Chi è Roberto Bertolini? Si presenti. Beh, sono parmigiano. Parmigiano, quindi vedete che cominciamo a spaziare. Quindi sono emiliano. Emiliano. Quindi... Ho conosciuto Pier da bambino, come Marco. Anch'io seguivo i miei genitori nelle loro serate danzanti. Anch'io mi sedevo a bordo del palco, mi sedevo vicino proprio ai suoi strumenti e tutta la sera rimanevo incantato, quasi ipnotizzato ad applaudirlo. Pier è stato per me quello che mi ha fatto amare il clarinetto. Pier mi ha indotto agli studi del conservatorio. Ogni tanto lo andavo a trovare a casa Forlì per sentire insieme i vari studi che si facevano. Partivo col treno da Parma e andavo. E questo è stato un grande mentore. E poi è nata anche un'amicizia che avete portato avanti nel tempo. Un'amicizia più che da musicisti, da uomini. E questo è stato il grande privilegio, perché io poi sono 38 anni che non suono, quindi ho accettato stasera perché il cuore mi ha detto vai. E voglio ringraziare anche la moglie di Pier, la Lella, che mi ha invitato. Vada come vada, mi raccomando. Spero di essere all'altezza. Quello che non conta, cioè quello che conta non è la tecnica, è il cuore, soprattutto in serate come queste. Noi siamo sicuri che il cuore ce lo metterai veramente tutto. Sì, soprattutto voglio dire un'ultima cosa. Certo. Che come quando da piccolo seguivo i miei genitori, mi sedevo lì ad ascoltare Pier, io sono sicuro che questa sera Pier è qui, seduto ad ascoltare e perché no, ad applaudire la sua musica che resterà eterna. Grazie.
la gallina. Aspetta qua un attimo che chiamiamo sul palco Cristiana per omaggiarti di questa targa ricordo. Guarda, c'hai i fan, guarda che fan giovani che hai, non è da tutti. Grazie Roberto, io ho sentito il tuo nome ricordare tantissime volte da papà ed è un grandissimo onore averti qui sul palco insieme a noi, un grande piacere con tutto il cuore e complimenti per la tua musica. Un applauso a Roberto Bertolini. Grazie. Noi abbiamo il nostro Mario.